Amici e amici del grande wrestling, benvenuti su Piston Club. Io sono Simone e video molto molto breve per parlare delle pochissime novità della nuova Fiat Panda, o meglio dire, della nuova Fiat Pandina. E potrebbero anche quasi quasi finire al nome le novità, ma in realtà non è proprio così. E anzi, c'è un'enorme novità che magari vi potrebbe essere sfuggita, che in realtà va a cambiare davvero tantissimo quello che sarà il futuro di Fiat Panda e di Fiat in generale. E se ti ho incuriosito, ti conviene continuare a guardare il video. Le tecniche di marketing. La nuova Fiat Pandina, infatti, cambia il suo nome. Non è più Panda, ma è Pandina. E esteticamente potrebbe davvero sembrare identica. Perché infatti il design degli esterni è rimasto sostanzialmente invariato, se non per alcuni colori nuovi come il giallo, la scritta appunto Pandina sul fianco e dei nuovi accentini gialli, tipo i nuovi specchietti, oppure il nuovo logo panda che c'è nel cerchio e non più con il lettering proprio panda delle vecchie versioni. All'interno invece cambia un filino di più, perché qua abbiamo una nuova fasciona bianca che circonda, diciamo, tutta quanta la plancia, un nuovo display centrale per l'infotainment che adesso integra anche Android Auto ed Apple CarPlay, direi fortunatamente, e un nuovo display dietro al volante stesso che adesso diventa digitale. Ciò che cambia veramente però è quello che ha in dotazione di serie la nuova Panda, che finalmente integra un sistema di ADAS moderni. Arriverà a partire dal prossimo luglio con di serie il sistema di frenata automatica d'emergenza, il sistema di mantenimento della carreggiata, il rilevatore di stanchezza e il riconoscimento della segnaletica stradale. Inoltre, non dimentichiamoci anche l'introduzione dei sensori di parcheggio posteriori. Gli abbaglianti automatici, anche se sono ancora alogeni, ragazzi, perché non sono LED non lo so, ed il cruise control. I motori rimangono invariati, cioè con il 1000 da 70 cavalli mild hybrid. Ma dicevo di una grande novità che in realtà non si nota, perché in realtà la scelta di cambiare il nome da Panda a Pandina non è soltanto per un qualcosa di "oh che bellino, è che adesso la macchina che si chiama Pandina", no. Perché questo fa supporre l'arrivo di una nuova Panda che sarà effettivamente, come abbiamo visto dai leaks, una variante full electric e soprattutto più grande della Panda. Cioè è normale, se questa è 3,70 m, si chiama Pandina, è normale che la Panda sarà più grande. E non è detto che non accada come è successo con 500, cioè che si crei proprio una vera e propria famiglia. Quindi ad esempio la Panda 4x4, che in questo momento non c'è, la Pandina non è disponibile più in versione 4x4, è possibile che magari arrivi proprio come una versione staccata da Panda e Pandina in versione appunto 4x4. Insomma, sta di fatto che questo rebranding, come dicono quelli bravi, fa presupporre l'arrivo della nuova famigerata Panda elettrica più grande, insomma quella di cui abbiamo parlato un paio di volte su base Concept 120. Per il resto, l'ultima altra novità di questa Pandina è il fatto che rimarrà a listino almeno fino al 2027, quindi preparatevi ad altri 3 anni pieni di pandine in giro per tutta Italia. Fun fact, è anche l'ultima, mi sembra, vettura del gruppo Stellantis così piccola, quindi speriamo che magari proprio Stellantis spinga parecchio sulle vendite anche in tutto il resto d'Europa e non soltanto con un focus principale in Italia della nuova Pandina, soprattutto adesso che è aggiornata a dei sistemi di ADAS moderni. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto, aspettate l'arrivo della nuova Panda? Vi convince questo mini aggiornamento della Pandina piccina picciò? Insomma, scrivete qua sotto che cosa ne pensate e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Piston Club. Ciao ciao!